quel po' di cose di cui... Va bene. Se lei ha degli interessi particolari... Allora, siamo qua al Museo di Zoologia di Palermo con il professore Milazzo, che ci racconterà i pezzi più belli di questo museo. Cominciamo da questi del fiume Oreto. Qui si trovano degli esemplari di storioni che sono stati pescati nella foce del fiume Oreto e che hanno in un modo o in un altro rappresentato e rappresentano ad oggi una memoria storica estremamente importante di quello che era la qualità dell'acqua dello stesso fiume. Storioni come i salmoni, come le anguille, sono dei pesci chiaramente marini, che però compiono delle migrazioni all'interno di quello che sono i corsi d'acqua dolce, al fine di poi compiere il loro processo, di completare il loro processo riproduttivo. Processo riproduttivo che chiaramente per quanto riguarda gli storioni va a essere completato attraverso la deposizione delle uova, che sono il famoso caviale. Caviale che ha dei costi altissimi, proprio a causa sia della rarità di questo tipo di specie ittiche, sia perché essendo uova, chiaramente vanno, il prelievo esagerato, esasperato, va a compromettere quello che è lo status della specie a livello selvatico. In termini di importanza, questo museo raccoglie la collezione di, una delle collezioni di pesci più importanti che si conoscano. Tra l'altro la metodologia di conservazione, che è relativa all'Ottocento, è andata via via, si è persa. Loderlein, che fu il fondatore di questo museo, non ha fatto altro che raccogliere quello che erano delle specie ittiche del Mar Mediterraneo. Circa il 98% delle specie di pesci che troviamo all'interno del museo sono mediterranee. Soltanto alcune sono specie esotiche, quindi del Mar Rosso e dell'Atlantico. E oltre alla collezione di pesci, che è sicuramente quella più importante dal punto di vista della rappresentazione della biodiversità nel Mar Mediterraneo dell'Ottocento, abbiamo anche altre collezioni di vertebrati e di invertebrati. Per motivi di spazio, le collezioni di invertebrati sono naturalmente quelle che hanno avrebbero bisogno di spazio maggiore, perché chiaramente esistendo una quantità di specie di invertebrati molto superiore a quella dei vertebrati, chiaramente sarebbe necessario una maggiore esposizione, maggiore spazio riferito alle collezioni di invertebrati. Forse che purtroppo non essendo a disposizione viene dedicato fondamentalmente a quello che sono le specie di vertebrati. Tra le varie specie di vertebrati, i mammiferi sono sicuramente quelli che rappresentano la maggior parte in termini percentuali di specie esotiche. Sono vari crani e vari teschi di mammiferi marini, ma non solo i mammiferi marini, anche i mammiferi terrestri, come la donnola, è un famoso mammifero siciliano, la baddottola in dialetto, come anche c'è il famoso ornitorinco, specie che ha avuto sempre una grande curiosità nella rappresentazione perché somiglia più a uno scherzo della natura che a un reale mammifero. Tra l'altro è uno dei mammiferi che fa le uova insieme alle chidne e quindi anche una particolarità. C'è un settore delle specie siciliane oppure sono... No, tutte... la maggior parte delle specie sono tutte siciliane. Questa è la peculiarità di questo museo, è soprattutto quella che per quanto riguarda le specie ittiche raggiungono enormi dimensioni. Perché enormi dimensioni? Perché alla fine dell'Ottocento la pressione pesca, lo sforzo pesca era ancora relativamente basso. E, al contrario di oggi, che nel momento in cui lo sforzo pesca è elevato, il numero delle dimensioni e il numero degli individui delle singole specie sono chiaramente limitati appunto dallo spazio e dallo sforzo pesca. In questo momento si può ammirare tranquillamente anche la mostra che è stata allestita per il Parco dei Nebrodi, in collaborazione col Parco dei Nebrodi, che è fatta da questi pannelli, mostra fotografica, sì, che è stata allestita grazie anche a una convenzione stipulata col Parco dei Nebrodi, che ha fatto sì che oltre 650 fino ad oggi visitatori hanno avuto la possibilità di osservare quello che sono degli scorci estremamente belli e importanti del Parco dei Nebrodi. All'interno di queste vetrine invece sono collocati, vi ho parlato di invertebrati, sono collocati fondamentalmente gli invertebrati, che come si vede hanno una modalità di esposizione, di presentazione completamente diversa da quella dei normali vertebrati.
I vertebrati vengono messi in barattolo, questi sono dei barattoli dell'Ottocento, quelli che anche le nostre nonne utilizzavano certe volte per mettere e riporre farina. Tant'è che ogni tanto è possibile trovare in qualche casa di campagna tutta una serie di barattoli che anche potrebbero essere utilizzate per questo tipo di attività. Le specie più importanti, chiaramente ci sono delle specie assolutamente importanti dal punto di vista storico, ci sono delle specie assolutamente importanti dal punto di vista della biogeografia e comunque della conservazione della natura. Sicuramente per parlare di area rebroidea o messinese potrebbe essere importante parlare del bifone. Il bifone è una specie di avvoltoio siciliano che è esistita in Sicilia, è esistita alla fine dell'Ottocento e ad oggi è stata reintrodotta grazie a un progetto curato dalla Lima. Una buona comunità di grifoni sono oggi stati liberati, acclimatati prima e liberati dopo all'interno del Parco dei Nebrodi al Cala di Fusi, e oggigiorno sono già diventati una comunità riproduttiva, cioè una comunità che già riesce a riprodursi autonomamente sul territorio e riesce a sfruttare autonomamente quello che sono le caratteristiche del territorio stesso. Quello è un esemplare di Gipeto, un avvoltoio degli agnelli, è una specie estremamente importante, anch'essa estinta in Sicilia, e che oggi per un motivo o per un altro ha corso diversi rischi di estinzione in tutta Italia. Ad oggi è stato curato anche un progetto di riduzione del Gipeto sulle Alpi e funziona abbastanza bene la ricollocazione delle specie, degli individui reintrodotti. Altre specie importanti da tenere in considerazione sono sicuramente l'otarda, che è questo simpatico uccello qui, un rallide, che è l'uccello più pesante della terra, uccello volatore chiaramente più pesante della terra, mentre per parlare di specie sempre siciliana, perché non è siciliana, è una specie che vive nelle steppe dell'Europa e Asia orientale, mentre per quanto riguarda le specie siciliane importanti si parla del gufo reale. Il gufo reale è una specie estinta negli anni 60 in Sicilia ed era il rapace notturno più grande della nostra regione. Oggi a causa sempre dell'uomo, della sua modalità di utilizzazione. In quale zona della Sicilia? Era un po' dovunque, questo era un barbagiano. Era un po' distribuito in maniera a macchia di leopardo. Dove c'erano le condizioni utili per poter sopravvivere, sopravviveva, poi a causa della distruzione dell'habitat è stato praticamente si estinto. E altre specie che possono attirare l'attenzione sono sicuramente questo cucciolo di scuola elefante. Questo cucciolo di scuola elefante che è lungo circa 2,90 m ed è assolutamente più piccolo di quello che è il contesto, la dimensione della specie quando arriva da adulto oltre 12 metri, che sarebbe lungo fino all'infonte. Che orari fate in questo museo? Noi siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, 13.30 se ci sono delle scolaresche che prenotano. Bisogna prenotarsi a quale numero? Bisogna prenotarsi allo 091. 091 238 91819. Abbiamo anche un sito web che può essere visitato, che è www.museozoologia.unipa.it, da cui poi si può accedere al sito della nostra associazione che si occupa di educazione ambientale, di progetti che riguardano l'ambiente a 360 gradi e di divulgazione scientifica e naturalistica. Sul sito del museo ci sono tutti i link per arrivare alla società. E siamo a Palermo, vicino all'Orto Botanico. Esatto, a due passi dall'Orto Botanico, a due passi dalla stazione centrale. E quindi ben collegati sia per quanto riguarda le scuole o i liberi cittadini che vogliono venire a vedere e osservare quello che sono dei contesti museali dell'Ottocento. Va bene, grazie. Dobbiamo andare.